Questa idea è nata molto tempo fa dalla convention che i Lions hanno fatto a Chicago nel 1925 addirittura, quando si sono dichiarati i Lions Cavalieri delle Tenebre, perché la nostra associazione, ecco, posta ormai da 1.300.000 soci sparsi in 220 paesi con 45.000 club, si prende cura di una serie di servizi, tra i quali quelli della vista, come stiamo facendo noi. Le vari servizi che facciamo nell'ambito della vista sono la raccolta degli occhiali usati, abbiamo delle banche per gli occhi, per il tessuto dell'occhio, facciamo la lotta al tracoma nei paesi africani dove questo miete diverse vittime, e tra questi c'è anche Sight for Kids, che serve per fare uno screening ai bambini intorno ai 4 anni affinché si veda se hanno dei difetti della vista che potrebbero portare al cosiddetto occhio pigro, tra i quali poi io ne sono vittima, quindi ne sono testimone. In pratica cosa consiste? Fare una visita precoce della vista e vedere se hanno la tendenza a non usare uno dei due occhi, in modo tale che poi si intervenga in maniera rapida e possono recuperare senza danni prima che queste cose rimangano permanenti. Una bellissima iniziativa, spero che sia la prima di una lunga serie. Ho dato il mio piccolo contributo e ho portato il patrocinio della Regione Marche, ma ho cercato di dare una mano all'organizzazione, ma il merito è tutto dei Lions, di Leo, di questa bellissima realtà, che hanno un grandissimo cuore, e quindi tutta l'attività di prevenzione fatta all'interno delle scuole per i nostri ragazzini, per i nostri bambini, per le nostre famiglie è una cosa assolutamente ben gradita dalla Regione, non possiamo che caldeggiarla, e cercheremo sempre di aiutare, stare vicino a queste iniziative, a queste associazioni che fanno solamente del bene alla nostra città e ai nostri ragazzi. Le visite si svolgono all'interno delle scuole, i bambini vengono un po' come funziona da sempre all'interno della scuola, visti da esperti e poi segnalati alle famiglie tramite l'ausilio delle maestre e dei referenti per questo tipo di progetto. Io voglio ringraziare anche la parte dei miei uffici che si è dedicata all'organizzazione insieme alla parte dei Lions e dei medici per questa iniziativa, che garantisce davvero uno screening a tappeto per tantissimi bambini che forse non avrebbero avuto accesso a questo tipo di prevenzione.